Welcome, 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 Daddy Tussaud. Welcome, 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 Daddy Tussaud. We are happy today, we are happy today, we are happy, Daddy Tussaud. Carissimi, l'ultima sera a Maseru, valigia già quasi pronto, erbe in camera ancora da seccare, profumo di eucalipto, di elicriso meraviglioso. Una serata mite, sento un po' i grilli, un po' di rane, in lontananza c'è qualche festa, sento un po' fumo, qualcuno ancora sta cucinando un po' carne, quasi una serata di estate. Oggi è stata un'altra giornata molto intensa, anche di sorpresa. Vedevo un po' i pazienti e poi ho dovuto uscire anche, poi mi hanno chiamato anche da una giovane che aveva la tubercolosi alla spina e hanno saputo a Tabazzecca, dove lavoravo, spesso avevamo queste situazioni, ci sono certe misure da prendere. Allora siamo nella jeep andata in periferia a trovare queste giovani e di darle indicazioni, tutto quanto per mantenere la spina dritta e di avere la pazienza di aspettare un mese, 6 settimane nel letto e indicarle un po' tutto quello che c'era da fare, gli esercizi per respirare a pancia sotto. E cosa mi è piaciuto tantissimo, era una casa così semplice, il letto erano semplici assi e un materasso e si voleva proprio che, esattamente questo, un letto duro, solo con un pochino di materasso, ma non morbido, non da vasca, eccetera, così la spina può rimanere dritta. E quando le ossa sono consolidati, dopo questa infezione dell'osso, la schiena non fa un collasso. Mi sentivo proprio nel momento giusto, al posto giusto, e mi ha fatto piacere, sempre un buon feeling questo. E poi a caso qualcuno che sapeva dell'altro e dell'altro e dell'altro, e allora è arrivata la voce. E poi stasera di nuovo col signore che mi deve prendere con la sua macchina cinese, e non l'ha spento questa volta, siamo partiti perché pioveva. E arrivato lì abbiamo fatto il lavoro con quella signora e siamo riusciti anche di farla andare a pancia sotto. Dopo 2 mesi, la prima volta era contenta come una papparina. Abbiamo riguardato un po' tutti gli esercizi. Allora anche qui in 2 incontri un bel lavoro, e adesso può lavorare da sé con quelle ragazze che sono lì che l'aiutano. E mi raccontava un po' del suo incidente, come è andata. Era in un taxi, lo chiama, sono pulmini, e per un motivo o l'altro andava troppo veloce e erano in salita verso la montagna, è caduto in burrone e i pastori hanno lasciato la greccia, sono andati a recuperarle, tirarle fuori. 3 purtroppo hanno perso la vita e gli altri fratture, tagli, eccetera. E fino arrivava al soccorso dell'ospedale, perché era un po' lontano, passava un'ora, in tempo i pastori li hanno tirato fuori dalla macchina. Era una grande azione di portare le persone sulla strada e portarle via, e mi dicevano ci ha fatto tardi. Allora i 3 sfortunati che hanno trovato la morte li hanno lasciato lì affidati ai pastori, loro l'hanno vegliato di notte e all'alba sono andati a recuperare anche loro. E Hinweis, FaceTime und iMessage. Adesso il mio telefonino ha detto qualcosa. Così portate nei vari ospedali, hanno superato un po' questa grande difficoltà. Mentre io aspettavo nella macchina, perché il mio autista
su quel signore simpaticissimo con un po' di martellate al motore, l'ha fatto ripartire e la voce cinesina, come al solito, diceva il motore acceso mentre faceva questa opera. E l'ha dovuto ripetere 3 volte. Io pensavo come sarebbe stato se fossi forse a Mogiona o sopra Romena, un pulmino sarebbe caduto in un burrone, cosa avrebbe evocato, no? E immaginatevi, e da dove sarebbero arrivate ambulanze, il Pegasus, e che mondi diversi, ma qui a caso era un gruppo di pastori e li aiutava. Ragazzi così, senza nessuna formazione, che aiutavano di tirare un po' fuori quello che si poteva. Sono queste storie indimenticabili, forti, certo, da un altro mondo, ma vero, reale, esistono. E adesso qui, questa signora che adesso 2 mesi dopo l'incidente, piano piano si crea il fondamento, no, per camminare di nuovo. Sono tornato a casa e anche oggi ho fatto tardi, non potevo mangiare con loro, mi è dispiaciuto un po' perché normalmente l'ultima sera c'è le benedizioni, un po' la restituzione, sarà domani mattina. Ma la cosa bella, mi hanno lasciato un pesce e una patata per cena. Vi auguro una buona notte, buon passaggio. Da oggi a domani, al nuovo giorno, io domani chiudo la valigia e parto svolazzo a casa. PS, post scriptum, post parlatum. E il nuovo Mandela? Qui il signor Samuele Matekana si è dato a fare, ma tantissimo, fa tanti incontri qui e là. L'altro giorno mi dava un messaggio, diceva: ci sono due gruppi di persone. Il primo gruppo lavora, crea, il secondo gruppo vive dei crediti. E lui suggerisce di fare parte del primo gruppo perché in quel gruppo c'è molto meno competizioni. E chi ha detto questa cosa? Gandhi. Fortissimo, e lui spinge, no, a fare. Poi dice: la rivoluzione dell'esodo si basa sui 10 principi. È una politica molto pragmatica, molto dritta, molto concreta. Molto simpatico, la gente prega per lui. Logicamente, dove c'è una spinta così positiva, arriva sempre anche una forza conservatrice. I suoi compagni iniziano a miagolare, non vogliono abbandonare i privilegi dei politici, non vogliono portarsi la merenda al lavoro, no? Vogliono essere viziati, non vogliono arrivare con la loro macchina, no? Vogliono quella, la macchina blu. Allora l'hanno già proposto, entro i primi giorni, di fare il voto di fiducia. E la vanno tantissimo addosso e logicamente dispiacerebbe a tutti. Adesso anch'io le faccio tanti auguri di poter reggere, di avere la saggezza di muoversi con cautela, ma determinato e nella direzione giusta. Welcome, 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 Daddy Two Soul. Welcome, 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 Daddy Two Soul. We are happy today, we are happy today, we are happy, Daddy Two Soul. We are happy today, we are happy today, we are happy, Daddy Two Soul.